Ciao a tutti, bentrovati nel canale. Oggi sono qui per farvi un video molto molto importante, anzi in realtà l'ho già fatto, quindi lo vedrete perché l'ho registrato, e si tratta della Makeup Collection, come avrete potuto leggere benissimo dal titolo. Non voglio fare troppe promesse perché è un video già abbastanza lungo, nonostante i miei prodotti non siano tanti, come ad esempio, non so, quelli di Clio, è semplicemente perché mi sono dilungata e all'interno della Makeup Collection vi farò anche delle flash review, quindi mentre parlo delle mie matite labbra magari ve ne faccio vedere una e vi dico cosa ne penso, quindi mi sono dilungata anche su questo per farvi capire bene quali sono i prodotti che preferisco della mia Makeup Collection, quelli che mi piacciono di più, che utilizzo di più. Io adesso vi lascio la mia Makeup Collection, ovviamente lasciate un like se vi piace questo video e se vi è piaciuta questa tipologia, così magari nei prossimi mesi, tra molti mesi, farò sicuramente l'aggiornamento. Fatemi sapere ovviamente cosa vi piace e cosa non vi piace della mia Makeup Collection e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Questa è la mia postazione makeup, il mio mobile dove tengo tutti i miei trucchi. Scusate se l'inquadratura si muove, però sto tenendo il telefono con la mano. Come vedete qui c'è una parte dove tengo tutte le collane, tutti i miei rossetti, o diciamo la maggior parte. Tutto il resto dei miei trucchi invece lo troviamo qui e è diviso in categorie. Ad esempio questo è il primo cassetto. Ed è la base. Qui ci sono tutti i primer, sia occhi come questi qui, che questo è uno dei miei preferiti, è il Prime Time della Red Apple Lipstick. Poi ci sono anche primer viso, ci sono questi bio primer della Neve Cosmetics, che mi piacciono un sacco con i fondotinta compatti. Poi c'è il nebbia fissante, sempre di Neve, altri primer occhi, questo è di Blush Professional, c'è la colla per ciglia finte. Questo è il Primer Posh di Urban Decay. Qui nel secondo scomparto troviamo tutti i correttori invece. C'è ad esempio questo della Color Caramel, che è molto arranciato. Poi c'è il Fit Me della Maybelline e l'Instant Anti-Age. Ce n'è uno dell'Elf, ci sono i nascondino di Neve. Questo è un sample di MAC. E poi sempre di MAC c'è anche questo qui, che non c'entra nulla, però è il Dirty Blonde ed è il Fluid Line Brow Gel Cream. Come vedete è scavatissimo, l'ho usato moltissimo, l'ho comprato a marzo 2015 e l'ho strautilizzato, è un gel per sopracciglia. E poi qui abbiamo invece tutti i fondi, c'è ad esempio una BB cream della Garnier che non uso e non mi piace, questo dell'Elf che è un, si chiama Foundation Serum, poi il fondo puro bio, uno Essence che è anche questo vecchio comprato tempo fa, questi sono i Flat Perfection di Neve nella tonalità medium warm, che è la mia. Altri fondotinta che mi piacciono moltissimo sono questo della L'Oreal, che è l'Infaillible. Anche se mi fa uscire qualche brufolo quando lo uso, il finish è perfetto se avete una serata importante, è matte. E poi questo qui di Astra è stato sorprendente, purtroppo si è cancellato tutto quanto, è il numero 33 ed è in stick. Questo ripiano che vedete qui è in realtà stato tagliato perché era lungo il doppio e non entrava, l'ho presa da Ikea e in realtà credo un porta posate, se volete saperlo, è proprio in plastica bianca e ci sta perfettamente. Questa qui si chiama, mi stavo per scordare, Alex, ed è la cassettiera di Ikea. Questo è il secondo scomparto, abbiamo blush, contour, highlight e ciprie. Allora, iniziamo da qui, dove ci sono delle ciprie e degli illuminanti. Ovviamente l'illuminante preferito è Mary Luminizer, anche se quest'anno vorrei provare nuovi illuminanti perché ne ho pochi. La mia cipria preferita mi è finita, la devo ricomprare ma non la trovo da nessuna parte, è la All Matte Plus di Catrice, nel numero 010 Transparent, quindi è trasparente. Poi c'è questa cipria qui che è in polvere libera ed è gialla e infatti si chiama Banana ed è di Studio 13 e me l'ha presa Deborah. Qui abbiamo un'altra cipria che è la Stay Matte di Rimmel, però non mi fa impazzire. Qui abbiamo tantissimi blush, non ve li farò vedere tutti. Anche questo qui, come vedete, è tagliato, quindi è la seconda parte del primo scomparto. Di terra invece ho questa della Bourjois, che però va troppo sul rossiccio e nemmeno scrive, infatti non mi piace per nulla. E questa della Clean Color, che anche va sul rossiccio, però perlomeno scrive. Però la uso, queste due le uso pochissimo. Le mie preferite sono questa di Astra, che come vedete è calda ma non va sul rossiccio ed è
perfetta per quel contouring all'americana, ed è la numero 14 se vi interessa. E poi c'è Morfeo di Mulac, che invece è la terra fredda, perfetta per scolpire bene. Poi qui appunto i blush, vi faccio vedere i miei preferiti, che sono questo qui di Astra, sempre della linea Blush Expert Matte, ed è il numero 06. Bellissimo, scriventissimo, questo è il blush più scrivente di tutti, credo, e infatti ogni volta che non lo uso per un po' di tempo e uso altri blush e poi torno a questo, faccio un casino perché mi dimentico di quanto sia pigmentato. Questo qui della Teni Mage ha uno dei colori che io preferisco utilizzare sulle mie guance, ovvero il pescato. Io adoro questo tipo di colore. Ed è in crema. Questo di Neve Cosmetics, che si chiama Popcorn, ce l'ho da poco perché me l'hanno inviato da poco e l'ha vinto anche una di voi, sono contentissima. Come vedete è un bellissimo color nocciola, pescato, quando lo andate a stendere sulle guance, lo posso utilizzare anche nella piega dell'occhio, lo posso utilizzare per scolpire un viso molto chiaro. Questo invece è il mio blush storico di Essence, il Silky Touch Blush numero 30. Secret It Girl, questo è bellissimo, è la terza volta che lo ricompro, è un pescato perfetto, chiaro, sulle guance dà veramente quell'aspetto sano, bellissimo. Questo se non l'avete dovete assolutamente provarlo. Questo è di Mua in crema e non mi piace per niente, non lo prendete anche se costa poco. Ok, adesso passiamo al terzo reparto, che è quello delle tinte liquide, gloss, matite labbra. E qui come vedete ho un altro tipo di divisorio, perché me l'aveva comprato mia madre, credo dai cinesi, credo sia sempre comunque un portaposate. Comunque sia, qua partendo da destra troviamo tutte le mie matite labbra. Ci sono due baci di neve, questa è, eccolo qui, Storyteller, e poi ne ho un'altra, ecco, Conspiracy, ok, carina. Poi ho moltissime pastello di neve, queste qui, che più che matite labbra possono essere utilizzate tranquillamente come proprio vero e proprio rossetto. E vabbè, ne ho tantissime. Tra le mie preferite ci sono queste nude, questa che è marmotta, e poi ce n'è un'altra che si chiama cappuccino, e ho anche quella. Eccola qui. Sono molto simili, però mi piacciono tutte e due. Poi ne ho una di MAC, eccola, ed è Chicory. È proprio questo colore che vedete qui nella punta, è bellissimo. Poi ne ho qualcuna di Essence, la mia preferita è questa, che è la numero 06 Satin Mauve. Qui invece ho tutti i gloss, che devo dire uso molto raramente. Ce n'è uno di Wycon Nude, alcune mini taglie. L'unico che mi piace e utilizzo a volte è questo di Nabla e si chiama Surf. Qui ci sono alcune matite che però sono matitoni belli grandi, quindi funzionano proprio da rossetti. E il mio preferito è questo qui della Topshop Lip Crayon e si chiama Suspect. Mentre qui invece c'è il regno delle tinte labbra, ce ne sono tantissime. Allora, tra le mie preferite sicuramente questa, la numero 13 di Sephora, e la 01, Always Red. Queste della LA Girl, sulle quali voglio farvi un bel video swatch e review. Questa bellissima della House of Uni, che si chiama Fog, ed è un color tra l'azzurro, il celestino e il grigio, una volta indossato è stupenda questa qui, davvero, la potete trovare sul sito di House of Uni e spedisce in Italia. Poi ho queste che sono tra le mie tinte preferite, sono della Nani, sono carinissime, ne ho una che è questa qui, color simile a uno di quelli che ha lanciato Kylie Jenner nella sua linea, e molto beige, marroncina, una volta applicata, e poi ne ho un'altra che, eccola, questa più rosa. Bellissime, queste due mi piacciono tantissimo, da non confondersi con queste invece, che sono della, boh, non si capisce, comunque non sono della Nani, sempre vendute su siti come AliExpress, queste non mi piacciono per niente. Ne ho una di NYX, che ho preso a Milano recentemente, ed è una delle più famose ultimamente, si chiama Stone Fox. Ultime tinte che vi faccio vedere sono queste. Ve le faccio vedere perché spessissimo mi chiedete che rossetto indosso quando indosso questa qui nude. Sono le tinte della QE Best, ve le feci già vedere, costano pochissimo, si comprano su siti come AliExpress, dovete aspettare un po' che vi arrivino, però una volta che vi arrivano le avete pagate pochissimo. Questa era il numero 18. Salutiamo questo reparto e andiamo al reparto occhi. Allora, questo è diviso in due. Da una parte ho tutti i miei ombretti singoli e dall'altra ho mascara, cose per sopracciglia e matite occhi. Tra i miei ombretti singoli preferiti c'è questo qui di Paola P, che ho comprato al Cosmoprof.
Purtroppo questi, essendo prodotti singoli, io utilizzando più le palette li vado ad utilizzare proprio a ricercare poco. E infatti questo l'ho usato troppo poco per quanto è bello come colore. Si chiama Gange numero 21, è bellissimo. Poi il packaging che ne parliamo a fare. Altri tre miei preferiti sono questo della Elf, che è un po' sporco, e si chiama Why Not. È in crema, si stende benissimo, non si muove sulla palpebra, non crea pieghette e soprattutto se ci andate a mettere sopra un ombretto in polvere compatta ma anche uno in polvere libera, vi dà dei riflessi pazzeschi. Mi sono un attimo appoggiata così posso proprio vedere meglio alcuni ombretti. Allora, oltre a quello ne ho parecchi di Neve Cosmetics, sia della linea Art Circus che mi hanno mandato gentilmente loro, sia che ho comprato io in passato tantissimi, tra cui Liquid Mirror. È veramente uno dei colori oro più belli che ho nella mia collezione e tira fuori i suoi riflessi meglio se sotto avete appunto un ombretto in crema come questo, oppure l'altro che sto cercando per farvelo vedere, il Color Tattoo della Maybelline. Questo stranominato, strachiacchierato, c'è una ragione, è fantastico. La colorazione che ho io si chiama On and On Bronze, è la numero 35, è bellissimo. Ancora tantissimi ombretti di neve, tra quelli che vi mandano omaggio loro e quelli che ho comprato io. Poi ho questo di Another Stories, che è un color malva, preso tempo fa, l'ho utilizzato parecchio prima che poi trovassi un color malva nelle palette, vi faccio vedere tra poco. E poi questo qui è Christine di Nabla, che anche questo purtroppo si è spappolato. Stessa cosa è successa con Royal di Mulac, che adesso è qui dentro perché ho troppo paura. Ed era simile anche come formula e come colore a Christine di Nabla. Ho una sfiga con questi tipi di colori, non so che fare, mi si rompono sempre. Quindi ditemi voi se è successo anche a voi. Di qua invece, come vedete, ho un mausoleo di mascara di Essence Lash Mania Reloaded, perché è il mio preferito in assoluto. Secondo posto per il Dear Lash di Neve Cosmetics, anche questo bellissimo, io ho fatto un test and tell, adorato, preferito, è questo dell'Elf, non utilizzo altro per le ciglia inferiori. Tra le tante matite occhi ne uso poche, tra cui la Bombay Black di Nabla. Poi utilizzo le pastello, più che altro queste colorate. Ho Leone da poco e ho Cedrata, qui la vedo. Sono due colori molto metallici, molto belli, potenti, questi da utilizzare nella palpebra dell'occhio. Una che mi piace molto è questa, era di Brochet, ha un colore bellissimo, si stende veramente bene. Peccato che non la uso quanto dovrei e comunque non la vendono più. Qui invece ho aperto una colla ancora chiusa di Essence, delle cose per le ciglia, per le sopracciglia, tra cui il Make Me Brow di Essence nella colorazione più chiara, questa qui che si chiama Blondie Brows 01. La Manga Brows, la mia ossessione dell'ultimo mese, sempre la più chiara per le bionde, con questo lato e quest'altro invece più scuro, tutti e due molto freddi. E poi qui tengo anche gli eyeliner. Tra i miei preferiti, ultimamente questo qui di Essence, Liquid Ink Eye Shine, c'è anche la versione nera matte. L'unica cosa è che è troppo piccolino, quindi riesco male a lavorarci sull'occhio. Il mio preferito è questo, che è leggermente più lungo, è della NYC, NYC, e come vedete è bellissimo, ma è finito, è strarovinato. E non lo trovo da nessuna altra parte. Adesso passiamo ad uno dei cassetti più importanti, almeno per me, della mia makeup collection, ed è quello delle palette. Qui anche ho un divisorio diverso dagli altri, questo è in plastica rigida, trovato dai cinesi ed è molto carino. Qui dentro, proprio in questo contenitore, tengo quelle che utilizzo di più oppure le nuove. Infatti, come vedete qui, c'è quella di Elf che è nuova e poi questa che mi ha regalato Deborah a Natale, anche se credo che questa rimarrà qui perché già la sto provando e mi piace tanto, credo sia diventata una delle mie preferite. Poi ovviamente, come potrebbe non esserci lei, la Naked 1, ce l'ho da parecchio e ancora sono tutti qui. Io non sono una che riesce a finire tante cose nonostante mi trucchi ogni giorno, forse perché non utilizzo tanto ombretto, cioè se è scrivente me ne basta poco, non è che vado a stratificare. Comunque questa è stupenda, la mia Naked preferita in assoluto. Questa non mi sarei mai aspettata di ritrovarla nelle palette più utilizzate quando l'ho comprata, e invece lo è. L'ho presa su un'applicazione che si chiama Deal Sale, ci tengo questa perché ci viaggio e questo aiuta a non far rompere gli ombretti in viaggio, piccolo consiglio. Sono tutti matte,
tutti nude, più questo borgogna, è bellissima, ha una scrivenza altissima, non tocco il nero perché altrimenti non mi pulisco più, però vi faccio vedere qualche esempio. Questo è il caramello, è stupendo, stupendo, come vedete, una pigmentazione altissima, si sfumano bene, sono proprio morbidi, vellutati, mi piacciono tantissimo. Poi c'è questa che è tutta nude della The Balm, sono tutti matte, sono nude però sono particolari, sono diversi, ed è qui con Matte Abdul e Matte Hung che ho i miei due Malva nelle palette. E poi altre due palette che adoro, questa è quella che ho composto io con alcuni ombrettini Mulac, Inglot, ci sono altri che ho preso della Hian, questi sono della Elf, e questo è Caramel di Nabla, bellissimo. Insomma, ah, questo è di MAC ed è, oddio, non mi ricordo il nome, credo sia Cranberry. E poi c'è lei che è anche un'altra di quelle che uso di più, probabilmente nella top 2 insieme alla Naked, ed è la Different di Mulac. Sì, mi si è rotto lo specchio, non ve lo faccio vedere che porta male. Purtroppo non è più in produzione, quindi non ve la faccio vedere troppo, però ci sono dei colori che potete acquistare anche adesso sul sito singolarmente, sono Toast, On Matte, e mi pare basta. Se vado ad alzare questo reparto, ci sono, come vedete, altre palette. La Naked 3 e la Naked 2 sono imitazioni. Poi c'è questa dell'Elf, che è carina, ma non mi sono ritrovata ad utilizzare spesso. E mi dispiace, comunque l'avevate vista, l'avevamo provata insieme, mi pare, in un Makeup All First Impressions. Poi c'è questa che è la mia Marc Jacobs, l'avevate vista nei regali di Natale dell'anno scorso. Questa per me è più veramente da collezione, un gioiello, la utilizzo poco perché mi piace vederla piena, è bellissima e mi dispiacerebbe vedere tipo, non lo so, un ombretto finito. Guardate quanto è bella. Queste qui mi piacciono tantissimo, però sono belle ingombranti, quindi le metto dietro. E sono questa di Makeup Delight, anche questa l'ho portata in viaggio e quindi per non farla rompere ho messo l'ovatta. Ha dei colori bellissimi colorati e dei bellissimi colori neutri. E poi quest'altra anche mi piace da morire, soprattutto secondo me per qualche ragazza che lavora nel campo. Questa palette scriventissima di blush, della Blush Professional, è qualcosa di fantastico. Ok, ho rimesso tutto in ordine. Salutiamo anche questo 1, 2, 3, 4, quinto scomparto. E andiamo qui. I trucchi in realtà sono finiti, mancano i rossetti, adesso ve li farò vedere, però vi volevo far vedere che qui in questo cassetto, che è più spesso, è più alto degli altri, tengo le veline che io utilizzo in quantità industriale, adesso lo utilizzerò anche per togliermi queste matite dalla mano, e c'è sempre un pacco di veline qui dentro. Poi ho le ciglia finte, ho questo che è il Brush Cleanser Spray di H&M ed è per i pennelli quando volete dargli una pulita al volo, mi piace, funziona e soprattutto ha un odore buonissimo, ve lo consiglio e costa poco. Poi ho dei dischetti per struccarmi, questi non mi piacciono per niente, non so neanche dove li ho presi, se li trovate in giro non li prendete. Questi invece della Fresh & Clean sono morbidissimi e bellissimi, come vedete sono tutti grandi perché li preferisco grandi. E poi ho qualche cotton fioc, sì, questo è molto molto incasinato perché come vedete è il classico cassetto che contiene tutte le cose utili, quindi prendo, uso, ributto dentro. In questo cassetto invece ho cose che metto da parte perché mi possono essere utili, ad esempio questo quando viaggio, questo perché è messo da parte perché ve lo voglio dare in un giveaway. Questo cassetto qui invece contiene tutte cose, ad esempio prodotti che ho comprato da Maquiglialia, da H&M e altri che vi devo far vedere nei video, quindi li tengo qui perché se li mettessi già a posto poi finirei per utilizzarli e non sarebbero più delle prime impressioni o altri tipi di video che voglio fare. E l'ultimo cassetto ci sono medicine. Ok, ritornando qui sopra vi faccio vedere velocemente i miei rossetti. Allora, questi sono due scomparti, ognuno contiene, oddio, mi dovete fare il calcolo, 16, 18, 24 rossetti. Ormai sono pieni tutti e due, ne dovrei ordinare un altro. Questi li ordino sempre su AliExpress oppure Banggood. Non ricordo quale dei due mi è arrivato un po' sbeccato. Ce n'è uno fuori perché è troppo grande, la base non c'entra. E vabbè, comunque è carina anche la scatola, quindi mi piace tenerlo fuori. Tutti gli altri rossetti invece sono qui, ne manca soltanto uno di Essence, che era sempre di questa linea nude, perché se è in borsa l'ho utilizzato. Allora, ci sono questi della Milani, che sono i miei preferiti in quanto a packaging. Cioè, tra tutti quelli che ho, questo è il mio packaging preferito. Sono tre della linea matte più sangria, che però
è matto quasi. Poi qui ci sono tutti i miei rossetti Essence, sono tantissimi. Poi ce ne sono due delle linee di Kate, questo è uno dei più utilizzati e più comprati, diciamo, molto tempo fa, e infatti ne è rimasto poco. Vi faccio vedere un reperto storico che è questo qui. Non credo che Kiko venda più rossetti con questo packaging, ma questo è stato il mio primo rossetto. Che cosa carina! L'ho voluto conservare, non lo uso più anche perché è un casino, però è stato il primo rossetto che abbia mai comprato e lo tengo per ricordo ovviamente. Poi che abbiamo Kiko, Bottega Verde, Wygon. Poi c'è questo di Artistry, secondo mio packaging preferito, insomma non si capisce che mi piacciono i packaging color oro, ed è un color borgogna, sangria, vinaccia, molto bello. Ci sono i miei rossettini MAC, che sono 4, sono Ruby Woo, Please Me, Flooded Fabulous e Chili. Ce ne sono due di Astra della linea matte, bellissimi anche questi. Qua sono quelli di Beauty's Life, ve li ho fatti vedere in un video, e sono colori sempre molto scuri, bellissimo questo, ho preso proprio il viola, il mio preferito fra i tre. Poi ne ho due di Wet n Wild, e per quanto siano carini, vedete che il loro packaging li fa sporcare in una maniera assurda e antiestetica da morire. E poi ci sono questi della House of Uni, che sono particolarissimi. Vediamo se becco, ecco, ho beccato un colore non particolare, almeno per me. Eccolo, questo è Peppermint. Ci rendiamo conto di che colore particolare che è? E questi sono quasi tutti i miei rossetti. Dico quasi perché adesso vi faccio vedere gli ultimi rimasti. Questo è l'altro angolo piccolino, l'altro piccolo angolo dove tengo altri trucchi, ed in particolare qui in questo bellissimo barattolo con sopra un coniglio strano preso da Casanova tengo tutti i miei burri labbra. C'è questa che avete visto, vi ho fatto vedere aperta le Grand Palais, la grandissima palettona di Too Faced, il regalo dei miei amici, nei miei regali appunto, nel video dei miei regali. E poi qui ci sono i miei rossetti Mulac, che hanno un, diciamo, un divisorio a parte, mi piacciono tantissimo anche dal packaging, anche se non è oro, mi piacciono molto, e sono divisi in i primi che ho comprato, gli altri e poi gli ultimi che ho comprato, quindi non è che hanno un altro tipo di ordine. I primi che ho preso sono Shock, Sorbet e Wonka, ve lo ricordate? Forse vi ricordate il test and tell che ho fatto su questi qui. Quelli che ho comprato dopo sono Scrooge, che anzi mi hanno regalato per il mio scorso compleanno, che è questo veramente rossetto scuro, 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 viola, marrone, scurissimo. Sulle labbra è possibilmente ancora più scuro. Poi ci sono i miei due preferiti in assoluto, credo, che sono Miss Grace e Lady Mary. La maggior parte delle persone sembra impazzire per la texture di Cherie, che ho anche, è uno degli acquisti più recenti, adesso lo farò vedere, ma per me nulla batte la texture di questi due rossetti. Veramente sono, secondo me, i prodotti migliori di Mulac. Cioè, guardate Lady Mary che cos'è, è di un opaco sconvolgente, però sulle labbra non è fastidioso, non è secco. Poi questi sono gli ultimi acquisti e regali, e sono Cherie e Vicky, che ho comprato io, e poi c'è Pulp, che mi ha regalato Deborah, ed era uno di quelli che volevo assolutamente, e ve lo faccio vedere perché è il mio unico rossetto intatto di Mulac. Guardate che carini i rossetti quando sono intatti. Bello, eh? I like it, babe. Ho deciso di farvi vedere al volo, sì, quella sono io struccata, I'm so cute, di farvi vedere al volo anche questa parte che è dove tengo i miei pennelli, veramente così velocemente, giusto perché avete beccato 2 giorni dopo il grande lavaggio. Questi li prendo da Leroy Merlin, sono dei porta spazzolini. Qui ci sono tutti i miei pennelli da sfumatura e per le sopracciglia. Ce n'era un altro per le sopracciglia, eccolo qui. E questi invece sono tutti pennelli piatti di precisione e per le labbra. E sono suddivisi semplicemente così. Poi qui ho i pennelli di Neve Cosmetics, i Neve Buchi. Quanto sono belli! Questo è un pennello così, un po' più da esposizione, perché non uso spesso, non mi fa impazzire, però è carino ed è rose gold. E poi qui in altri barattoloni, bicchieroni di Ikea, tengo i pennelli, quelli invece
Sempre da viso, però sono suddivisi in... A parte la Beauty Blender e la mia candelina di compleanno, ok? Intanto c'è questo che voglio utilizzare per stendere le maschere. E poi ci sono quelli per occhi, quindi questo per la cipria, questo per il correttore, questo è per la cipria del viso, questo è per il fondotinta e questo anche per il fondotinta. Ok, quindi fondotinta, ciprie, correttori. Invece qui... contouring, highlighting e blush. Ad esempio c'è questo qui di Real Techniques che si chiama Stippling Brush ed è perfetto per i blush in crema, veramente. E, ma ho anche un altro di Real Techniques e si chiama Blush Brush. Ecco che fantasia, è perfetto per i blush. Vi volevo poi consigliare questo qui che è della Catrice e lo trovate con scritto, credo anche questo Blush Brush. Ma io lo adoro per il contouring, veramente lo adoro per il contouring. E niente, poi se volete sapere, quello è uno specchio di IKEA, pagato pochissimo, quello preso da Tiger e anche quello preso da Tiger e quelle matite prese da OVS, in realtà sono un regalo di mia sorella.